Giunto alla settima edizione, il Memorial Conrear è tornato a Ivrea. La gara, come sempre suddivisa nelle categorie Rally Storico, Regolarità Sport e All Star, ha nuovamente visto, come alcuni anni or sono, verifiche, partenza, arrivo e qualche riordino ospitati nella centrale piazza Rondolino. Proprio a ridosso della Dora Baltea, il corso d'acqua che attraversa la cittadina eporediese da nord a sud. L'organizzazione della gara non ha tuttavia voluto dimenticare i luoghi che in questi ultimi anni hanno fatto da scenario al Conrero, a cominciare da Aglie, che subito dopo il via della prima tappa ha ospitato, di fronte al suo bellissimo castello, un controllo timbro di inizio giornata. Ma andiamo con ordine. La gara, che si è corsa sabato 19 e domenica 20 luglio 2014, è stata articolata su complessive 11 prove, di cui 7, due passaggi sui percorsi di Alfre e Frassinetto e 3 sulla Prascorsano, affrontati nel corso della prima tappa. Altri 4, due passaggi cada uno sui tracciati Andrate e Lessolo, la giornata di domenica. 3 i riordini di sabato, 2 a Cornier e 1 a Burolo, uno soltanto la domenica in piazza Rondolino, dove poche ore dopo la gara ha avuto termine, con le premiazioni effettuate direttamente sul palco d'arrivo. Benvenuti al Memorial Conrero 2014, questa è la puntata speciale che la mia web TV Motori vuole dedicare a questo rally storico, Regolarità Sport e All Star. Non a caso ho citato le tre diverse categorie perché, come vedrete in questa puntata, avremo un primo servizio dedicato esclusivamente alla gara del rally storico e poi un altro servizio dedicato alle vetture che hanno corso nella Regolarità Sport e nella categoria All Star. È sabato mattina, il tempo è un po' nuvolo ma non piove, fa molto caldo, le vetture sono già incolonnate per la partenza, non resta che gustarsi queste immagini del Memorial Conrero 2014. Il rally storico inizia alle ore 11 di sabato mattina, quando la Porsche 911 di Nicolas Montini e Romano Belfiore lascia Ivrea per raggiungere la parte occidentale del Canavese. Sulle prove intanto il pubblico ha modo di gustarsi il passaggio di un buon numero di vetture fuori gara. Sono le cosiddette letterine, che affrontano il percorso subito dopo la chiusura delle strade. Poi, dopo le vetture apripista, inizia il rally vero e proprio. Il miglior tempo sulla prima prova viene fatto segnare da Montini. Dietro di lui gli scatenati Andrea Guggiari e Giulio Oberti, in gara con una Ford Escort RS 1008. E poi il vincitore dell'edizione 2010 del Conrero, Sergio Mano, che è in coppia con Matteo Barbero sulla sua Fiat 131 Abarth. Il quarto tempo viene fatto segnare da Salvatore Biosa e Claudio Mele, che corrono con una Porsche 911 SC. Il quinto è di Claudio Vallino, che corre in coppia con Dario Araldo su di una grintosa Porsche 911 RS. Seguono il rallista Elvis Schentr, che in questa occasione è in gara con Maurizio Torlasco su di una Ford Escort RS 2000, i veloci Bruno Graglia e Roberto Barbero, al via con una Fiat 124 Abarth, Dino Vicario e Marina Frasson su di un'altra Ford Escort RS 2000, gli spettacolari Mario Cravero e Odino Ricca in gara con una Fiat 127 CL e a completare la top 10 i giovanissimi Enrico ed Emma Melli in gara con un'anziana ma velocissima Porsche 911 S. Nelle due prove successive i protagonisti sono sempre gli stessi, ma alcune posizioni cambiano in modo significativo. Mano, per esempio, che era ancora terzo dopo il primo passaggio sulla Prascorsano, la seconda prova della giornata, a causa di un problema elettrico al termine del primo giro si ritrova in 17esima posizione, ormai distante dal vertice, come pure Schentr, che a causa di un problema di alimentazione è precipitato in 20esima posizione.
Enrico ed Emma Melli invece, nonostante siano quasi debuttanti e alla guida di una vettura del primo raggruppamento, sono addirittura quinti assoluti, dietro Montini, Biosa, Goggiari e Vallino. Da segnalare anche l'ingresso nella top 10 di Roberto Rimoldi e Loretta Casagrande, che sono noni con la loro Porsche 911 degli anni 60. E poi la decima posizione di Maurizio Forneris ed Eric Macorin, che stanno battagliando alla grande con la loro Fiat 127 Sport con i colleghi Cravero Ricca, che sono nel frattempo saliti in ottava posizione. Prima del secondo giro, in cui i concorrenti affronteranno nuovamente Prascorsano e Frassinetto, la gara si sposta a Cornier per le operazioni di assistenza e la pausa di riordino. A quel punto, a sottolineare la durezza della gara, sono già 11 gli equipaggi ritirati. E qualcuno si ritrova con la macchina decisamente segnata. Si riparte e subito il rally perde un altro po' di concorrenti. Tra questi Andrea Guggiari, che era terzo assoluto, Sergio Mano, che nemmeno in assistenza riesce ad avere ragione della parte elettrica della sua Fiat 131. E poi il torinese Bruno Graglia, fra i protagonisti della prima parte della gara. Al termine della seconda Frassinetto, il rally è sempre guidato da Montini Belfiore, che precedono Biosa Mele e Vallino Araldo, con i giovani Melli che sono passati in quarta posizione. Le altre posizioni sono rimaste più o meno invariate. Da segnalare però l'ingresso nella top 10 degli svizzeri di Biella Corse, Pietro Galfetti e Nicola Pietraglio, in gara con la loro ingombrante ma veloce Opel Monza 3000. E poi il ritorno di Elvis Schentre, che con molto mestiere ora occupa la decima posizione assoluta. A quel punto si affrontano, praticamente in notturna, le ultime due prove di questa lunga prima giornata di gara. Sono la Prascorsano 3 e la Vialfre 2, che non mancheranno di mietere altre vittime. Fra queste c'è l'equipaggio femminile Isabella Bignardi e Simona Mantovani, che erano in gara con un Opel Kadett GTE. La Prascorsano il rally la percorre ancora con la luce del sole, non così la successiva Vialfre, che consegna alla seconda tappa una classifica assoluta sostanzialmente immutata. Montini, Biosa, Vallino, Melli, Giovannelli, Rimoldi, Forneris, che ha raggiunto e superato Cravero, e quindi Galfetti. La decima virtuale posizione assoluta, virtuale perché sono alla guida di una vettura della categoria auto classiche che fanno gara a sé, è del biellese Claudio Bergo, che affiancato da Damiano Poltronieri se la cava benissimo con la sua Peugeot 309 GT. Avendo fatto tardi la sera di sabato, la gara riprende la domenica a metà mattinata. In programma ci sono i già annunciati due passaggi sui tratti Andrate e Lessolo, intervallati dall'ultimo dei riordini in programma, ospitato in piazza Rondolino, a Ivrea. Una buona notizia attende tutti gli appassionati sul percorso. La direzione di gara ha accettato di riammettere chi ce la fa dei ritirati del giorno prima. Così, pur con penalità che li tengono fuori dalla classifica, l'elenco dei concorrenti al via è tornato a rimpolparsi un po'. Per fortuna, perché la gara nel frattempo ha perso altri protagonisti. Sono infatti fuori Vallino Araldo, che erano terzi assoluti, e anche Cravero Ricca, che occupavano l'ottava posizione.
Si fermano anche Caporale e Senestraro, questa volta per un problema meccanico. Al riordino di Ivrea la classifica sembra ormai consolidata. Montini Belfiore hanno ormai un vantaggio di 2 minuti e mezzo su Biosa Mele e possono quindi gestire la gara nelle ultime due prove. Difficilmente attaccabile anche la terza posizione dei cuginetti Melli, che hanno più di un minuto su chi li segue in classifica. Le ultime due prove della giornata non modificano la situazione. La gara viene infatti vinta da Nicolas Montini e Romano Belfiore, davanti a Biosa Mele e Melli Melli. Tre Porsche ai primi tre posti. E in più una curiosità che non capita praticamente mai. I primi tre posti sono anche i vincitori dei tre diversi raggruppamenti della gara. A Montini Belfiore va infatti il secondo, a Biosa Mele il terzo e a Melli Melli il primo. Sì, una gara che noi ci abbiamo messa subito tutta, abbiamo avuto un passo abbastanza alto e veloce e secondo me una gara così merita un campionato italiano, lo merita, oltre che al Memory Fornaca e al Michelin History Cup, che siamo in testa sia al Michelin che al Fornaca e primi assoluti della gara. Perché qui, lo ricordiamo, tu hai vinto la classifica assoluta, sei primo del secondo raggruppamento e poi gli altri titoli li lascio ricordare a te. Sì, come hai detto tu, primo assoluto, primo e secondo raggruppamento e primo dei due trofei che secondo me meritano molto, molta pubblicità, perché si danno molto da fare con pubblicità e tutto nelle varie gare, e sono il Michelin History Cup, che è solo per le Porsche, e il Memory Fornaca, che è un trofeo per ricordare Fornaca, Nino Fornaca. E siamo in testa anche a quelli, al Michelin abbiamo rafforzato la classifica. Sì, a dire la verità è un risultato che va ben oltre le nostre aspettative iniziali, perché eravamo partiti per fare una gara, diciamo, vicina alle posizioni di podio, ma considerata anche elementi di valore tipo Centre, ma anche Guggiari, anche Sergio Mano, tutta gente che comunque qui cammina. Noi poi veniamo da un posto che non è proprio dietro l'angolo, perché veniamo dalla Sardegna. Ci eravamo ripromessi di fare una bella gara, soprattutto sulle prove più impegnative, che erano la Prascorsano e anche la Frassineto. Ci siamo riusciti, perché i tempi comunque sono venuti fuori e, diciamo, la gara per noi è finita ieri, perché ieri eravamo alla fine della tappa del giro, eravamo comunque già secondi con un distacco consolidato da quelli che ci stavano dietro, cioè un vantaggio consolidato da quelli che stavano dietro, un distacco altrettanto consolidato da quello che ci stava davanti. Quindi oggi si trattava semplicemente di non prendere troppi rischi, anche perché il meteo non ci ha assolutamente aiutato. Abbiamo sbagliato sistematicamente la scelta delle gomme, perché partivamo con gomme da asciutto, invece poi sono arrivate sempre le gocce di pioggia, anzi la pioggia, specialmente in una prova, e non è una macchina facile da condurre sul bagnato, ha anche delle reazioni abbastanza improvvise e repentine. Però tutto sommato, insomma, abbiamo mantenuto un buon livello, un buon passo, senza prendere i rischi soverchi, e siamo arrivati bene, insomma. Sì, abbiamo questa macchina del primo raggruppamento dell'anno 1964. Questa macchina qua... 64 addirittura, quindi una delle prime prodotte del 911. Questa macchina qua ha ancora carburatori, è ancora un passo corto, è proprio stata una delle prime. Questa macchina qua è di Franco Gai, che è un nostro cliente che ce l'ha prestata a me e mia cugina per farci fare questa gara. E... Lei è tua cugina? Sì, è mia cugina, è figlia di Angelo, fratello di mio papà, che sono i proprietari della Pentacar Fratelli Melli, dove anche oggi è una soddisfazione anche per me che lavoro nella Pentacar, perché le prime tre macchine assolute sono della Pentacar. Senti, ma toglimi una curiosità, visto come vai, dove ti avevano nascosto fino adesso? Allora, io ho 19 anni e quindi dall'anno scorso questa gara per me è la mia sesta gara. Abbiamo fatto 4 gare col Fulvia, che era del papà, un fanalone, e questa qua è la seconda gara con un Porsche. Diciamo che questo per noi è un primo rally vero, perché abbiamo sempre fatto gare in coda al moderno per prendere un po' la mano, che la mano, diciamo, che non è ancora stata presa, perché l'esperienza, ci vorranno ancora molti rally per farsela. E questa era una gara molto dura, che abbiamo scelto lunedì di farla, perché in teoria oggi dovevo essere qua per lavoro a fare assistenza, e invece siamo qui a correre ed è andata benissimo. Più di così non potevamo chiedere.
Al quarto posto assoluto, secondi del terzo raggruppamento e ovviamente primi della classe D0, si piazzano Forneris Macori con la loro piccola ma grintosissima Fiat 127 Sport. La macchina è andata benissimo, il preparatore mi ha dato una macchina eccezionale, quindi la gara è andata, quando va tutto bene la gara funziona benissimo così, quindi non so neanche cosa dire, perché quando funziona tutto bene dall'inizio alla fine riescono a venire i risultati così. Mi spiace che si sia ritirato Mario, che ci stavamo proprio divertendo in questo duello, però purtroppo qualcuno deve rompere ogni tanto. Seguono Giovannelli e Ivano, che sono quinti assoluti e secondi del secondo raggruppamento, e poi i sorprendenti Roberto Rimoldi e Loretta Casagrande, sesti assoluti e secondi del primo raggruppamento con la loro Porsche 911S. Per me è stata una bella gara, ci siamo divertiti, ieri massacrante. Avrei gradito una distribuzione dei carichi in maniera leggermente diversa, cioè secondo me mettere magari le due di Allie oggi avremmo pareggiato un po' le fatiche, invece ieri dopo la seconda paracostana eravamo tutti morti, pieni di crampi e tutto. Quindi. Da segnalare poi ancora il nono posto assoluto, nonché primo di gruppo e di classe, di Claudio Bergo e Damiano Poltronieri, che si aggiudicano così la gara della categoria auto classiche. Sì, è andata bene, sono contento, anche perché dopo tanti anni di fermo non pensavo di fare questo risultato. L'anno ha avuto qualche problema e quindi non abbiamo potuto così metterci in mostra. Qui invece è andato tutto bene, sono contento. Poi la cosa che mi ha fatto veramente tanto piacere è che dopo anni dove io facevo assistenza a mio figlio e facevo da direttore sportivo a mio figlio, in questa gara c'era lui che mi faceva assistenza, quindi la cosa è bellissima. E questo è proprio impagabile davvero. Aver vinto davanti agli occhi di mio figlio è bellissimo.